quarto dei nostri incontri, non ultimo perché abbiamo deciso di farne altri tre. Quindi io ci sarò lunedì prossimo, non ci sarò il lunedì successivo e ci sarò gli altri due di novembre. Quindi praticamente arriviamo, insomma, a fine novembre. Questa sera ci occuperemo, cioè restiamo nel mondo medievale e ci occupiamo di cose, direi, decisamente originali. Quindi se bene o male, in qualche modo, di Ovidio avevate sentito parlare, se già non lo avete letto, del Werther, insomma, almeno nominalmente qualcosa si sa, forse del trattato De Amore del Cappellano, no, però comunque si tratta di un testo, diciamo, abbastanza anche facilmente accessibile. Questa sera affronteremo degli autori, credo assolutamente ignoti, tranne forse uno, che non mi interessano tanto in quanto autori, ma quanto perché sviluppano delle modalità espressive, artistiche intorno all'amore che ci aiutano a vedere un'altra faccia di questo prisma complesso che stiamo affrontando, perché stiamo affrontando la letteratura d'amore cercando anche di accostare ad ogni immagine, diciamo, abbastanza semplice, evidente, immediatamente accessibile dell'amore, anche cosa c'è dietro. Quindi nel Werther abbiamo visto anche dietro tutto il mondo della cultura borghese, di una società che sta rapidamente mutando e dove il nuovo modello dell'amore cammina di pari passo, ovviamente con grandi difficoltà, con i progressi, i cambiamenti sociali. In Ovidio abbiamo visto come il suo gioco intorno alle tematiche dell'amore si confronta e si scontra con una politica augustea, imperiale, che cerca di rafforzare la famiglia e quindi comunque il matrimonio inteso come stabilità sociale. Nel De Amore di Cappellano abbiamo poi visto come questo modello latino viene traslato sulla cultura medievale e nel terzo capitolo, che tanto ci ha divertito la volta scorsa, anche qual era la visione della donna e quindi di un certo tipo di relazione che nel Medioevo era assolutamente ordinaria e comune. Restiamo dunque nel Medioevo, ma andiamo a vedere dell'amore una dimensione, stavo per dire curiosa, ma in realtà non è curiosa. Nella cultura medievale è abbastanza ovvia, naturale. Allora, il Medioevo di diverso da noi ha molte cose, ma la cosa principale sta nel fatto che i medievali a Dio ci credono sul serio. Noi no, cioè noi tendenzialmente abbiamo una relazione con Dio che è una relazione molto blanda, perché sostanzialmente per il 90% della vita, o forse anche di più, ce la caviamo da soli. Cioè abbiamo inventato le compagnie di assicurazione, gli ospedali e quindi di tante cose che un tempo venivano affidate al divino, oggi facciamo a meno. La sfera divina resta relegata il più delle volte o ai riti, alla prassi, alla tradizione, oppure ai casi disperati. Su questo modello di Dio molti filosofi già in età goetiana si scagliavano dicendo in realtà questo è un Dio che non ormai si limita a tappare i buchi che le capacità umane non riescono a chiudere. Il Medioevo no, cioè il Medioevo vive qualunque uomo medievale che viva nel mondo occidentale è un cristiano, ma lo è sul serio, nel senso che è radicalmente convinto che il mondo in cui vive sia un mondo che è governato, diretto e dominato da Dio e dalla suo intervento. Quindi ogni uomo del Medioevo è in sé un cristiano, cioè vive in una societas cristiana, che evidentemente è radicalmente diversa dalla nostra. Anche quando si tratta dell'amore, quindi nel mondo medievale, questo non viene disgiunto dall'appartenenza ad una dimensione religiosa, cioè a una presenza comunque quotidiana del divino. Tant'è vero che esiste una continua, l'abbiamo visto anche nel Cappellano, una continua distinzione fra quello che è un amore legittimo,
e nobile, e un amore invece che è fatto di essenzialmente trasgressioni, cioè di concessioni che si fanno a una debolezza umana. L'amore nel Medioevo, da una parte è esaltato, come vedremo, dall'altra è ancora invece considerato un'esperienza, un sentimento estremamente pericoloso, perché attraverso la passione trascina fuori da quello che è il dovere del cristiano di costruire la società, appunto, cristiana. E ci occuperemo di tre libretti che ve ne ho portati solo tre, perché sono sottili, quindi se avrete piacere di leggerli lo potete fare. Quello che, beh, dopo ve ne consiglierò uno più che un altro. Il primo su cui lavoriamo è questo volumetto pubblicato da Carocci, si intitola Lettere amorose e galanti. Vi ho già accennato a questo libretto, oggi lo conosciamo un pochino meglio. La cosa interessante di questo volumetto è che si tratta appunto di lettere amorose e galanti, scritte però da tre monaci, e non monaci qualsiasi, abati di monasteri, personaggi che nel loro tempo avevano una notevole rilevanza. I loro nomi non credo vi siano noti, si tratta di Balderico di Bourgueil, Marbodo di Rennes e Hildeberto di Lavardenne. Prima di leggere qualcosa di ciò che scrivono, vi leggo qualche pezzettino preso dalla premessa che viene introdotta a questo volumetto. Il contesto nel quale situiamo la nostra lezione di questa sera è il contesto del cosiddetto amore cortese. Anzi, siamo alle origini dell'amore cortese, perché i testi che ora andiamo a leggere vengono considerati da alcuni il punto di partenza dello sviluppo della poetica dei trovatori. Una fra le tesi che sono state proposte per spiegare le origini dell'amore cortese, o del fin amor, come era chiamato, è quella che la ricollega in qualche misura alle epistole amorose o galanti, composte a cavallo fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo in latino. Questa è già una nota interessante, perché la poesia trovadorica è in lingua romanza, quindi nel volgare, in genere in provenzale, in lingua doc. Invece questi testi che ora noi leggeremo, ovviamente in traduzione, sono testi latini. Poeti che scrivono questi versi operano nella regione di Angers, e in particolare questi tre che vi ho detto costruiscono un modello, che probabilmente non è neanche il solo, ma in ogni caso è importante, che propone il sentimento della dilectio, cioè di una affettuosa amicizia venata di galanteria e talvolta infiammata di un casto ardore, che troviamo in queste lettere poetiche, cioè sono lettere ma scritte in latino e in versi, inviate a signore o giovani monache, destinatarie e talvolta anche rispondenti a queste lettere. Che un monaco scriva una lettera d'amore a una monaca sembra a noi una cosa piuttosto fuori luogo, a meno che non si tratti di una letteratura privata. Beh, insomma, nulla impedisce che monaci e monache abbiano delle relazioni clandestine, ma proprio perché tali devono restare clandestine. Invece questi testi sono scritti per essere pubblicati e diffusi. Evidentemente, nel momento in cui lo scrittore stesso ha piena coscienza e anzi desiderio che l'opera venga pubblicata, vuol dire che il contesto all'interno del quale opera è un contesto che accetta, forse magari anche come fenomeno borderline, ma all'interno di una legittimità, un testo di questo genere. A Ovidio accade un po' la stessa cosa, se ci pensate, cioè anche lui pubblica e vuole pubblicare un testo che è ai limiti dell'accettazione, e gli andrà anche male, perché in effetti complice questo, ma anche un'altra cosa che gli succede e che non sappiamo qual è, finisce in esilio. Non sarà il caso dei nostri tre monaci, che però si troveranno talvolta ad essere criticati un po' per questa eccessiva audacia nei componimenti. Sembra strano a noi che siamo
uomini e donne del XXI secolo abituati un po' a tutto, sembrava un po' meno strana ai medievali, cosa apparentemente curiosa, perché noi immaginiamo che il mondo medievale sia molto più ristretto rispetto a noi e rispetto a queste tematiche. Vediamo quindi in quale contesto si situano queste lettere amorose. Intanto siamo nella Valle della Loira. Nella Valle della Loira si sviluppa questo gusto, questo vezzo, questo piacere di coltivare questo genere letterario fatto appunto di lettere da parte di monaci, e da parte di monaci perché è nei monasteri che si conserva la cultura. Vi parlavo la volta scorsa della differenza fra le scuole cattedrali e le scuole monastiche, che sono i due mondi nei quali si impara. I monaci imparano a leggere per un motivo molto semplice: la loro vita è scandita dalla recitazione dell'ufficio divino, quindi delle lodi, dei vespri, del mattutino, del notturno, dei salmi, e per poter leggere i salmi bisogna sapere leggere. Poi è vero che li imparano a memoria, ma comunque la lettura diventa un elemento fondamentale, e i monasteri saranno per altri luoghi nei quali si conserveranno le biblioteche. Le scuole cattedrali a loro volta invece derivano dall'impulso dato da Carlo Magno alla scuola, insomma all'istruzione elementare e poi successiva, che doveva servire a formare i burocrati. Lo scopo fondamentale delle scuole cattedrali era quello di insegnare a leggere e a scrivere a coloro che sarebbero entrati a servizio dei potenti, perché i chierici, vi dicevo la volta scorsa, nel mondo medievale sono tutti coloro che hanno a che fare in qualche modo con la cultura. Allora, se volevi imparare a leggere e scrivere, non avevi quasi altra scelta che quello di entrare comunque nel mondo ecclesiale, che fosse il monastero, che fosse la scuola cattedrale. Qui siamo nel mondo delle scuole cattedrali, quindi meno sensibili agli aspetti immediatamente utilizzabili del leggere come strumento per pregare, e invece molto più sensibili ad un aspetto anche estetico della parola. In effetti, come vedremo, questi nostri autori amano profondamente l'antichità classica e si ispirano ad essa per scrivere. Nelle scuole cattedrali della Valle della Loira e delle città circostanti, per esempio a Tours, Orléans, Poitiers, Chartres, chierici, sacerdoti e vescovi studiano le arti liberali, cioè le sette arti del trivio e del quadrivio, e la filosofia, e compongono versi di argomento profano. Compongono versi di argomento profano il più delle volte per esercitarsi. Una delle forme fondamentali dell'apprendimento della bella lingua è fare esercizio. Per fare esercizio si ispirano ai modelli antichi. Questi poeti, questi monaci, amano monaci o comunque ecclesiali, perché poi spesso c'era, non è che uno che nasceva monaco non andava mai a finire a fare il vescovo, spesso le due cose si combinavano, per cui, come succedeva anche che persone che nascevano in ambito cattedrale poi entravano in monastero. E la cultura medievale cristiana ha una visione molto seria della vita, ma soprattutto della morte. Quindi era assolutamente comune che, giunti avanti con l'età, che per l'epoca voleva dire 45-50 anni, molti lasciavano il loro lavoro o la loro attività, quindi fossero cavalieri, fossero abati, fossero, religiosi, meno gli artigiani, quasi niente i contadini, e passavano gli ultimi anni della loro vita in monastero. Era frequentissimo il caso di coppie, di duchi, conti, re, che giunti, diciamo, a esaurimento della loro mission, si direbbe in ambito aziendale, si separavano e si ritiravano in convento. La cosa era normale, perché morire dentro le mura del monastero significava una maggiore probabilità di accedere al paradiso, o quantomeno al purgatorio che si andava inventando in quegli anni lì, perché prima non c'era. Questi chierici
amano l'antichità romana, i piaceri della vita, lo studio e la poesia. Padroneggiano perfettamente il latino e sono perfettamente in grado di imitare lo stile dei grandi autori antichi. Per farlo, scelgono degli interlocutori che talvolta, come è il caso di questo libretto, sono delle interlocutrici, ai quali o alle quali scrivono poesie caratterizzate da testi, diciamo, abbastanza standard, sono poesie d'amore, insomma, la poesia d'amore, per quanto possa volare alta, affronta dei temi noti. E soprattutto però si esercitano nel gioco sottile, abile della metrica latina. E quindi questi testi che leggeremo sono dei distici elegiaci, lo stesso metro che Ovidio utilizza nell'Ars Amatoria. Ecco, a volte i destinatari delle poesie non sono neanche noti, cioè chi scrive conosce queste donne per sentito dire, talvolta invece capiamo chiaramente che i due si sono incontrati o si incontrano anche abbastanza frequentemente. Ci manca però, e non sappiamo se perché i testi sono andati persi o perché non sono mai stati scritti, ci manca quasi sempre il ritorno, la risposta. Cioè, ma queste donne che sono in grado di leggere il latino e di apprezzarlo, e di cui spesso questi autori dicono che sono donne coltissime, perché non ci hanno lasciato dei testi? I casi sono due: o di fatto queste donne i testi non li ricevevano mai, perché erano destinati alla pubblicazione e quindi la destinataria era semplicemente una sorta di immagine, oppure perché i testi con cui hanno risposto non sono stati copiati e quindi sono andati perduti tra i tantissimi che abbiamo perduto dell'antichità e del Medioevo. Abbiamo una poesia che leggeremo, scritta da Costanza in risposta a Balderico, ma sembra, su questo gli studiosi sono abbastanza spaccati, c'è un po' un 50-50 di idee, metà di questi sostiene che in realtà questa risposta se la sia scritta lo stesso Balderico. Io non lo so perché non sono un esperto di filologia, in questo caso neanche filologia romanza perché è filologia latina. Però io direi, a giudicare da come il testo viene affrontato, cioè, o questo autore ha veramente una conoscenza abbastanza profonda dell'animo femminile, ma io ci vedo qualcosa di molto femminile in questa risposta, per cui può darsi che effettivamente abbiamo un testo scritto da Costanza. Se non scrivevano queste risposte, sarebbero state sicuramente in grado di scriverle, proprio perché questa forma apparteneva allo studio, alla formazione, cioè come oggi si fanno gli esercizi dai pensierini fino al saggio breve, allora ci si esercitava nelle belle lettere imitando lo stile degli antichi e in particolare di Ovidio. Tenete anche conto che noi oggi consideriamo il genere epistolare come un genere fortemente soggettivo, cioè ci aspettiamo che una lettera sia intrisa di soggettività, cioè io scrivo di me a una persona che ben conosco ed è la lettera, forse più che ogni altro genere letterario, è considerato un genere intimo. Nel Medioevo no, la lettera rispetta dei modelli letterari fissi ed è pensata il più delle volte come una sorta di lettera circolare, un po' come le lettere che Paolo scriveva alle varie chiese, no? È vero che sono indirizzate ai Corinzi, ai Tessalonicesi, ai Filippesi, però erano pensate, o comunque il loro destino era poi quello di circolare, di girare, di essere note anche ad altri. Questi autori che si impegnano a scrivere di testi poeticamente molto elevati desiderano che molti li leggano. Per essere apprezzati, devono però rispettare le regole fondamentali del bello stile e lo fanno rispettando la struttura classica degli schemi previsti per questo genere letterario. Lo
Lo schema è questo. Ora vi troverò. Allora, le regole, che si chiamano artes dictaminis, sono le seguenti e valgono sia per le lettere ufficiali, le epistule negoziales, sia per le lettere private, che sono le epistule familiares. Ci sono cinque passaggi nella lettera che devono essere rispettati. Sono la salutatio, l'exordium o la captatio benevolentiae, la narratio, la petitio e alla fine la conclusio. Allora, i manuali che insegnano a fare queste lettere spesso esemplificano. L'esempio che vi leggo è preso da uno di questi manuali e dice così. Ecco come si presenta la lettera, ma può servire a qualcuno di voi. Ecco come si presenta la lettera di un uomo che cerca di sedurre una donna. Formula di saluto appropriata, quindi la salutatio. Ci deve essere. Elogio della dama e descrizione obbligatoria della sua bellezza è la captatio benevolentiae. Quindi nei testi che leggeremo aspettatevi sempre che dopo aver salutato il nostro autore dice quanto è bella la donna a cui si rivolge. Terzo, effetti del suo fascino sull'autore della lettera ed evocazione delle sofferenze di quest'ultimo. Ed è la narratio, quindi una lettera d'amore, l'uomo che scrive deve dire che soffre terribilmente per amore e questa è la sua narratio. A questo punto viene la petitio. Cosa chiede? Chiede alla dama di accordargli in cambio di queste lettere, di questa devozione amorosa, di accordargli i suoi favori o almeno il suo amore. Cosa che lei può fare perché egli non è privo di meriti. Quindi questo autore, nel rivolgersi alla dama amata, esalta anche un po' se stesso dicendo, insomma, non sono proprio l'ultimo arrivato, merito anche il vostro amore. Infine, conclusio, egli spera fiducioso che lei avrà pietà di lui, ricorda che un dono accordato rapidamente ottiene una maggiore riconoscenza, sgombra il campo da eventuali obiezioni, aspetta in ogni caso una risposta, promette di amarla sempre anche se le rifiuta, eccetera, eccetera. Questa è la conclusione. Questa struttura resta come una struttura fissa. E all'interno di ognuno di questi blocchi ci sono delle sottostrutture. Per esempio, nella descrizione della donna, lo schema topico prevede che ci sia una descrizione che parte dal volto e poi passa al corpo e alle vesti. E quindi si comincia con gli occhi, i capelli, e poi via via si scende e si descrive tutta, comprese le vesti, il portamento, i gioielli, il modo di camminare tutto, e tutto il resto. Ovviamente normale l'esaltazione del fascino femminile in una lettera inviata a una dama di corte o anche a un'amica, ma insolita, almeno a veder nostro, se rivolta a una donna che vive in convento e quindi una monaca che ha fatto voto di castità. L'accento sulle loro qualità esprime però questa dimensione di humanitas dei poeti. Per i quali la dolcezza, la cultura, l'eleganza di queste donne permane anche se sono donne votate alla vita religiosa. Quindi in molte di queste lettere troveremo questi monaci che scrivono dicendo: c'è una donna bellissima, amabile, affascinante, eccetera, eccetera, ma sei dedita a Dio ed è bene che tu viva così. Il modello è piuttosto contraddittorio ai nostri occhi e alle nostre abitudini, non lo è granché per l'epoca. Dovete considerare che in qualche modo il modello dell'amore borghese che abbiamo conosciuto in Werther, e proprio in Werther la cosa è evidente, impedisce che al di là, cioè che dopo la scelta matrimoniale o monastica, permanga il complimento da parte di altri. Cioè, quando una donna si è sposata, ci si aspetta nella nostra cultura che non riceva espliciti complimenti da altri uomini, se non in contesti molto rari, particolari e sempre comunque sociali. Se una donna sposata riceve una lettera o dei messaggini da un altro uomo, noi riteniamo questa cosa trasgressiva. Nel mondo medievale non è così. Cioè, è assolutamente normale che le dame di corte ricevano i complimenti dei cavalieri, degli juvines, di tutti coloro che girano intorno a questa corte.
la complimentazione della dama appartiene alla sua esaltazione. In qualche modo questi monaci, uno addirittura lo scrive esplicitamente, io esalto la vostra bellezza ed esaltando la vostra bellezza è come se esaltassi Cristo che è il vostro sposo. Quindi l'idea è un po' questa, io esalto la bellezza della regina e quindi è come se dicessi è re. È bello anche lui perché comunque c'è una bella regina. Modello per noi difficile da capire, ma che nel mondo medievale esiste ed è piuttosto apprezzato, anche se ciò non toglie che poi esisteva il rischio dell'andare oltre. E quindi finché la cosa restava al piano di quello che viene chiamato il gioco del cavaliere, cioè si fanno i complimenti e poi si ferma lì, tutto va bene. Nel momento in cui il cavaliere faceva un passo ulteriore, la cosa cominciava a diventare pericolosa. Prendete la storia di Lancellotto e Ginevra, quindi evidentemente dopo un po' anche il re cominciava a infastidirsi di questa situazione. Vedendo un po' il contenuto di queste lettere, troviamo che il contesto all'interno del quale si può esistere una tale forma è un contesto che noi chiameremo aristocratico per poter godere di questi scambi epistolari. Ovviamente bisogna non solo sapere scrivere, ma avere anche un'elevata cultura, insomma, condividere un linguaggio che non è certamente il linguaggio del popolo. In effetti un aspetto interessante che c'è in queste poesie è che fra le lodi che vengono portate da questi autori alle donne, a queste monache, come queste dame, c'è anche la cultura. Cioè si esalta in loro non solo che sono belle, che sono eleganti, che sono affascinanti, ma anche che sono donne colte, che amano i libri e che sono in grado di capire la sottigliezza dei testi che ricevono. Cioè, questi autori sono anche molto, come dire, vanitosi e quindi si aspettano che il loro componimento così elevato, così sottile, così abile sia lodato, ma per poter essere lodato è necessario che chi lo riceve abbia le categorie culturali per capirlo, se no non può godere di una cosa simile. Dovrebbe anche rispondere, ma non abbiamo i testi di risposta. In realtà non è che non li abbiamo, perché se vi ricordate, Eloisa risponde ad Abelardo e gli risponde anche scrivendo meglio di lui. Non è un testo poetico, però se vi ricordate, il livello culturale che Eloisa mette in gioco è il medesimo. Cioè, per quanto Abelardo fosse il più colto fra i filosofi dell'epoca, Eloisa non è da meno e gli risponde alla pari, non gli risponde in versi perché loro si scrivono in prosa, ma il modello è lo stesso e l'epoca è questa qui. Siamo agli inizi del XII secolo. Sì, però lì c'era una storia. Lì c'era anche una storia, qui chissà, cioè noi non sappiamo, da quello che scrivono loro non c'è nessuna storia, però non è che io mi fiderei moltissimo del nostro Baudry, chissà. In effetti Marbodo di Rennes, che è uno degli autori che c'è qua, avrà qualcosa da ridire contro altri personaggi che girano in quell'ambiente lì e che trasformano questo modello letterario in qualcosa di pratico. In particolare un certo Roberto d'Arbrissel, di cui il nostro Balderico scrive una vita, fondò un ordine religioso di Fontevrault, dove era un ordine misto dove c'erano monache e monaci, anche se in strutture separate, e dove l'abate era una badessa, e quindi di fatto gli uomini erano sottomessi alle donne. Esperimento molto curioso e molto strano, poi leggendo un po' la vita di Roberto d'Arbrissel, ma anche la sua visione delle cose, c'è un testo interessante pubblicato dalla Laterza, sembra che in realtà non è che lui volesse, cioè, dicesse la guida deve essere affidata a una donna perché le donne sono più brave, ma perché era un'ulteriore umiliazione che voleva riservare sui monaci. Siccome bisogna vivere umili, allora quale maggiore umiliazione che dipendere da una donna? Per
Per quanto poi Roberto da Bruxelles sapeva anche che il monastero doveva comunque andare avanti, quindi non si poteva lasciarlo andare in rovina perché lo si affidava a persone inadeguate, e quindi voleva come badesse solamente donne vedove, e quindi che già avevano un'esperienza di vita lunga. Non voleva giovani monache né vergini. Vabbè, su Roberto da Bruxelles, Marbodo, che è uno di quelli che scrivono questi testi, ha qualcosa da dire, cioè gli rinfaccia esplicitamente delle irregolarità e degli eccessi che avvengono nei suoi monasteri. Le donne che girano intorno a questo Roberto da Bruxelles sono poi, cioè molte di queste donne sono le stesse che ricevono lettere o queste lettere amorose da parte di questi monaci. Insomma, è un mondo nel quale un po' tutti conoscono tutti, tenete conto che è il mondo dell'alta nobiltà e quindi di frequentazioni frequenti e anche di alto livello. Vabbè, ciò detto, passiamo a leggere qualcosa di questi testi, se no non capiamo di cosa stiamo trattando. Vi dico solo un'ultima cosa, che è importante saperla, cioè fra i problemi che devono affrontare questi scrittori c'è un problema che è già stato affrontato ma non mai pienamente risolto nel mondo medievale, ovvero è lecito a un cristiano studiare i testi pagani? La questione si poneva perché i testi pagani non trattano di cose religiose, anzi trattano spesso di cose di un'altra religione e quindi di superstizioni. Allora si riteneva che leggere questi testi potesse fare male, perché uno magari leggeva la mitologia essenzialmente, leggendo la mitologia ha a che fare con dei testi profani. La soluzione che viene trovata già nel corso dell'Alto Medioevo è quella di dire: in realtà noi leggiamo questi testi non per il loro contenuto, ma per la loro forma. Cioè apprendiamo a scrivere bene attraverso i testi dei maestri. E quindi ecco che questi testi diventano, diciamo, i libri di scuola delle arti del trivio, cioè della grammatica, della retorica e della dialettica. Vedremo, leggendo un paio di queste poesie, come i nostri autori saccheggiano abbondantemente il patrimonio mitologico degli antichi, dimostrando di conoscerlo bene, ma applicano ad essi il modello allegorico, cioè dicono, non hanno bisogno di dirlo esplicitamente perché la cosa era nota, ma fanno riferimento ad una lettura dei testi che si applicava anche alla Bibbia su quattro diversi livelli. Il primo livello è quello letterale, quindi leggo ciò che c'è scritto come vero. E poi ci sono tutti quanti gli altri livelli, simbolico e quindi allegorico, quello morale e poi quello invece che, rispetto alla Bibbia, che analizza il testo come strumento per conseguire la salvezza, quindi chiamato anagogico. Di questi quattro modelli, quello che interessa ai nostri autori è essenzialmente quello della metafora, quello della simbologia, dell'allegoria. Quindi gli dèi, le vicende degli dèi, le storie narrate nei libri antichi non sono altro che immagini o modelli che si usano per esprimere dei contenuti, che possono essere contenuti puramente estetici che ci aiutano a capire quello che sto dicendo, o possono essere contenuti morali. Ciò detto, vi leggerei due testi, non brevissimi, peraltro questo libro è molto godibile, per cui se ve lo procurate, costa anche relativamente poco. Sì, beh, io l'ho preso su internet, ma comunque è un libro della Carocci, per cui penso che lo possiate ordinare abbastanza facilmente. Anche delle note ben fatte perché sono semplici ma anche utili per capire un po' questo contesto. Vi leggo due testi di Balderico di Bourgueil o Baudry di Bourgueil, allievo di Marbodo di Rennes probabilmente, autore di questa famosa, insomma, di questa vita del beato Roberto di Bruxelles.
che gli era stata commissionata dalla prima badessa dell'ordine, tale Petronilla di Chemillé. Tutta questa gente, quindi queste Petronille o Costanze che entrano in scena, sono tutte figlie di re, mogli di re, poi ritirati in convento, insomma, tutta gente di livello elevato. Il primo testo che vi leggo si intitola Costanza, ti amo appassionatamente. Allora, vi dico anche, vado sulle note perché poi quando ci sono questioni biografiche che devo ricordarmi di chi era figlia uno, di chi era parente, non me lo ricordo mai. Andiamo a vedere chi è questa Costanza. Non trovo più. Vabbè, dopo la troviamo da qualche altra parte, perché ce n'era un'altra di lettera Costanza che precedeva il tutto. Eccolo qua. Una giovane monaca, compagna di una Emma, anch'essa che riceve una lettera, e che poi probabilmente, forse anche, però risponde. Quindi vi leggo questo testo perché abbiamo anche la risposta di Costanza, o comunque la risposta che Balderico scrive a se stesso facendo finta di essere Costanza. Costanza ti ama appassionatamente. Leggi fino in fondo questa lettera e dopo averla letta, custodiscila con cautela, perché una lingua maligna non nuoccia alla mia reputazione. Leggi da sole i miei versi, dopo aver teso una fitta rete protettiva. Tutto quello che c'è qui scritto è stato scritto da una mano amica. Una mano amica l'ha scritto e lo stesso amico lo ha ispirato. La stessa persona che li ha scritti ha composto questi versi. Qui abbiamo già due temi interessanti da affrontare, appunto perché noi facciamo letteratura d'amore, ma ci occupiamo di letteratura con la L maiuscola. I due temi sono: ma se vi ho appena detto che queste poesie erano scritte per essere pubblicate, perché lui dice a Costanza, leggi di nascosto e tieni il testo? Era una forma anche questa che apparteneva ai modelli classici della letteratura epistolare, perché davano all'idea, al concetto, il fatto che fintamente si tratta di una cosa intima. In realtà è un'esercitazione di stile che l'autore vuole che sia apprezzata da molti. Seconda cosa, è curioso che dica la stessa persona che li ha scritti ha composto questi versi. Cioè, per noi non c'è differenza tra uno che scrive una poesia è quello che la compone. Nel mondo antico sì. Nel mondo antico lo scrivere non è quasi mai di pugno. Il mondo antico conosce una figura professionale che è lo scriba o il copista che scrive quello che l'autore gli dice. Da noi oggi questo uso lo conserviamo solamente un po' nell'ambito burocratico, insomma nell'ufficio, ma nelle lettere commerciali, cioè il famoso signorina scriva. Allora esistono degli schemi fissi che vengono utilizzati e per fare una lettera commerciale che poi il direttore firma, non è necessario che se la scriva lui, anzi di solito non la scrive, ma siccome la firma, di fatto l'ha scritta lui. Quindi lui sarebbe l'autore, ma la mano che l'ha scritta è la segretaria. Nel mondo antico avveniva la stessa cosa, ma avveniva anche per testi di tipo privato. Quando Paolo scrive le sue lettere, non le scrive lui, le detta. E in un certo senso non è che le detta, cioè chi poi scrive non scrive parola per parola quello che dice Paolo. È lo scriba l'esperto, cioè lo scriba entra in scena come colui che non solo sa scrivere fisicamente, ma ha anche le categorie culturali, letterarie, per scrivere bene. Ci si aspetta cioè che sia colui che di fatto mette giù il testo che lo fa in modo corretto. Nei Promessi Sposi c'è una bella parte che Manzoni dedica allo scrivere e ricevere le lettere quando Renzo è in esilio e scrive ad Agnese. Ma tutti e due, Renzo un pochino sa scrivere, Agnese non sa leggere, e quindi Renzo scrive una cosa facendosi aiutare, arriva a Don Abbondio
il quale la legge capisce quello che capisce, la riferisce ad Agnese, Agnese dice a Don Abbondio cosa deve scrivere a Renzo, ma fra il messaggio che parte e quello che torna non si capisce bene cosa c'è di sacco di Renzo e di Agnese. E questo meccanismo è inevitabile quando noi lo conosciamo nella comunicazione orale, quindi una informazione sentita. Infatti io dico sempre che la mia filosofia di vita è questa: se uno ti racconta una storia, non è vera. Perché di solito quando noi riferiamo qualcosa che abbiamo sentito dire, già tanto se ci azzecchiamo al 50%. Di un mio amico dicevo, quello che dice lui bisogna tenere il 50%, di quello che resta bisogna tagliarne metà, di quello che resta un'altra metà e quello che resta buttarlo via. Ci sono anche situazioni così, ma in generale dubitate dei discorsi orali, perché, ma anche senza malizia, cioè ovviamente noi recepiamo di quello che ci viene detto, quello che capiamo, quello che la nostra mente è in grado di elaborare, che è in grado di ricordare, e nel momento in cui lo riferiamo il nostro linguaggio non corrisponderà mai, né tantomeno a quello che ho sentito, ma neanche a quello che la mia mente ha elaborato. E quello che la persona recepirà di questo è ulteriormente degradato. Il nostro autore invece si premura di dire: cara Costanza, sappi che questa cosa che io ti scrivo l'ho scritta proprio io, cioè sono, ma perché lo scrive? Perché è vanitoso, e quindi dice queste belle rime, questa bella cadenza che ho dato a questo testo, l'ho fatta proprio io. Adesso io non sono in grado di leggerla nella corretta scansione latina, perché la metrica latina mi è sempre stata ostile, non l'ho mai capita, ma insomma, letta in qualche modo, dice: per lege, per lectam caute complectere cartam. Lasciate perdere le brevi e le lunghe, che non so dove vanno, ma sentite il suono: per lege, per lectam caute, scusate, per lege, per lectam caute complectere cartam. È tutto un gioco di allitterazioni intorno alla per, al che, complectere cartam. Ne nociat fame lingua maligna me, per lege sola meus versus indagine cauta. Insomma, c'è dietro tutto un Come titi, gioco. titi di tutta questa Esatto, poesia. il giro è quello lì sostanzialmente. E vabbè, fatte queste due precisazioni, andiamo avanti con la nostra lettera. La cosa che a me sembra strana è che la lettera è stata commissionata da una donna. Non è commissionata, in realtà qui l'autore la spedisce lui di sua iniziativa, sembra. Questa la riceve e poi probabilmente risponde, forse risponde. Però le donne, queste non sono commissionate, ma le donne di corte commissionavano, cioè nelle co i romanzi di Chrétien, per esempio il Lancillotto di Chrétien de Troyes, gli viene commissionato, penso, da Maria di Champagne. E lui non lo vuole scrivere quel libro lì, perché non gli piace più questo modello del cavaliere che deve subire passivamente il volere della dama. Infatti, se leggete il Lancillotto di Chrétien, sottotitolo Il cavaliere della carretta, il povero Lancillotto viene proprio sbeffeggiato da Chrétien, cioè è costretto da Ginevra a fare delle cose abiette, cioè a combattere male per perdere, a farsi portare Stai sulla parlando di carretta. Chrétien de Troyes? Chrétien de Troyes, sì. Quindi lui, però lui era pagato dalle dame, quindi siccome questa gli commissiona Lancillotto, lui lo scrive. Però anche nella prefazione scrive che lui questa cosa non gli piace, cioè proprio lo dice esplicitamente che lo fa perché deve, ma farebbe volentieri a meno. Quindi non è il caso di queste lettere, però che le donne commissionassero opere letterarie, sì, questo era assolutamente comune. Ciò che questa lettera fa risuonare è amore e poesia d'amore, e al tocco della lettera non si nasconde nessun veleno. E questa è un'altra cosa che vi devo dire. Uno degli usi comuni, come avrete letto nel nome della Rosa di Umberto Eco, insomma, proprio, non proprio comuni, ma comunque c'era modo di, si cercava di avvelenare la gente anche mettendo del veleno nell'inchiostro. Quindi quando poi uno toccava queste cose, ovviamente non erano inchiostri come oggi che sono perfettamente aderenti alla pagina, ma tendevano un pochino a sciogliersi, ci si poteva un po' avvelenare, ma chiaramente qui viene usata una metafora, cioè queste parole non sono velenose perché portano alla morte fisica, ma potrebbero essere velenose perché sono espressione di un finto amore. E
qui segue tutta una serie di riferimenti al mondo mitologico. La mia pagina non è stata imbrattata dal sangue della Gorgone, né Medea accompagna la mia opera. Adesso non vi faccio una lezione sulla mitologia greca, se no ci perdiamo. Non temere l'idra, non sospettare la chimera, quando la nuda mano toccherà il nudo foglio. Quindi nel momento in cui prendi in mano questo foglio non avere paura, perché non ti avvelenerai. Tu puoi in tutta sicurezza svolgere la mia lettera, e quindi evidentemente è un rotolo, e tranquilla riporla al seno. Se tu sapessi, come lo sa l'intimo del mio essere, quanto tu vali per me e quanto io ti apprezzo, sei più importante e migliore, in una parola sei per me più grande di una dea, di una qualsiasi vergine o di un qualsiasi amore. Peccato che poi lo stesso Balderico scriva poesie di questo genere a un mucchio di altre donne. Ma tu vali per me più della figlia di Leda per Paride, di Venere per Marte, di Giunone per Giove, né di tal valore fu Dafne né io, per le quali Giove stesso divenne oro e toro. E quando il poeta Orfeo, struggendosi in lamenti, discese verso le onde dello Stige, non considerò di più Euridice. Questa rapidissima carrellata di vicende d'amore della mitologia greca ci dimostra che il nostro Balderico la conosceva molto bene. Però qui fa una precisazione. Il mito greco tramanda al mondo questi personaggi. La verità ci giunge coperta da una specie di nebbia, ma un vero amore, rimosse le storielle e le nebbie, non mi consente in nessun luogo di dimenticarti. È come se Balderico si spaventasse un po' del mettere in scena tutti questi personaggi mitologici e dica: lo so che sono storielle, ma mi servono per rendere evidente il mio amore per te. Io non posso mai, Costanza, dimenticarti. La tua bellezza non mi permette di dimenticarti. Potrei più facilmente, Costanza, dimenticarmi di me stesso che costringermi a dimenticarti. Tu non potresti mai, Costanza, dimenticarmi per rendermi lo stesso patto d'amore. O perché la natura e Dio non ci hanno legato in modo che nessuno dei due possa dimenticare l'altro? Strana poesia. Prima che dice: io non posso dimenticarti, tu non puoi dimenticarmi, e poi pone una domanda e dice: ma come mai non c'è un legame per cui nessuno possa dimenticare l'altro? Credimi, e voglio che tu lo creda e lo credano i lettori, quindi è evidente che lui si rivolge a un pubblico, mai mi ha spinto verso di te un amore impuro. E qua cominciamo a entrare in questo mondo ambiguo dell'amore per la monaca. Voglio che la verginità ti sia compagna di vita, non voglio che in te sia distrutta la castità. Tu sei una vergine, io sono un uomo, io sono giovane, tu lo sei di più. Giuro per tutto ciò che esiste, non voglio essere per te un uomo, non voglio essere per te un uomo né che tu sia per me una donna. La parola e il cuore rafforzino la nostra amicizia, si uniscano le anime ma rimangano separati i corpi, sia pudico il comportamento, sia giocosa la penna. E quindi quello che Balderico scrive è: in realtà io, guarda che sto giocando, cioè la mia penna è giocosa, mi piace giocare con te al gioco della seduzione, ma è un gioco, perché io resto un monaco e tu resti una monaca. Notate che poi, vedete che parla di amicizia qui, perché il linguaggio amoroso medievale attinge essenzialmente a due grandi fonti, che sono il Cantico dei Cantici, da una parte, con tutto il suo linguaggio erotico, ne parleremo in un altro incontro, e dall'altra una serie di testi intorno all'amicizia, che si sviluppa particolarmente nei monasteri. Ne tratteremo brevemente dopo, forse, ma ne dubito, o in un altro momento, vi farò solo vedere a questo punto questo librettino di Elredo di Rivol che si intitola L'amicizia spirituale. Anche questo è un testo molto godibile, tratta proprio dell'amicizia, e quindi è un dialogo immaginario fra Elredo, abate di questo monastero, e alcuni giovani monaci, in cui si tratta del valore dell'amicizia, e quindi è una specie di manuale del come si trova l'amico e come lo si conserva. Ma questa amicizia è segnata da una profonda intimità, e quindi addirittura Elredo, parlando dei suoi pochissimi amici, ci racconta di come è stato difficile conservarli, accettarli anche per il loro carattere, e attraversare momenti faticosi, un po' come se si trattasse di un amore. Quindi questa amicizia così intensa
diventa una delle fonti che vivificano anche queste poesie. Credimi, ripete, e voglio che tu lo creda e lo credano i lettori, mai mi ha spinto verso di te un amore impuro. Né l'amore lascivo, né il desiderio di un amore impuro hanno sconvolto davanti a te il mio cuore e il mio animo, ma la tua cultura ha suscitato il mio sentimento per te e la tua musa mi ha legato indissolubilmente a te. Insomma, tanto è viva l'eloquenza della tua lingua da poterti credere una sibilla, anzi da esserlo per me. Quindi evidentemente il nostro Balderico ha già ricevuto qualche lettera di questa donna, oppure ci ha parlato insieme, perché dice che è una donna dal linguaggio molto forbito. Non brilla così chiara la stella di Venere dai due nomi, quanto brillano i tuoi occhi splendenti. Ecco che adesso comincia la descrizione della bellezza della donna, con gli occhi. Quando guardo i tuoi capelli, penso che l'oro sia meno biondo, insomma, qua non si è sprecato granché. Il collo è più bianco del giglio o della neve appena caduta. Qua si va sul cantico dei cantici come modelli. I denti sono più candidi dell'avorio e del marmo di Paro. Sulle tue labbra spira una grazia piena di vita. Esse sono un po' tumide dal calore e dal colore di fuoco, ma ambedue armoniosamente proporzionate. Affermo che le tue tenere gote sono più belle delle rose. Esse sono coperte di bianco e di rosso e di ogni bellezza. Diciamo che qui Balderico non è che eccelle proprio in fantasia in queste descrizioni, però insomma penso che una donna faccia piacere lo stesso. E per dire rapidamente della forma del tuo corpo, è un corpo all'altezza di tale volto. Quindi qua insomma cede un po' rapidamente le armi. Tu potresti far discendere dal cielo il sommo Giove se fosse vero il mito greco di Giove. Quindi è più esperto di mitologia che di immagini fascinose. Per te in qualunque forma si sarebbe presentato, così il suo tempo ti avrebbe fatto vivere nei secoli. Qui insomma il complimento più carino, cioè dice se in realtà tu fossi stata amata da Giove in quel tempo, siccome allora scrivevano queste mitologie, il tuo nome sarebbe stato conosciuto da tutti, perché saresti stata una mortale amata da un dio. Ma qualunque cosa tu faccia, chiunque tu possa sedurre, io per te non sono diviso in diverse parti. La carne e le viscere non si eccitano davanti a te, ma senza inganno ti amo appassionatamente. Con passione ti amo, tutto intero, amerò te tutta intera. Te sola stringo nel profondo della mia anima. Beh, però potrei elencarvi i nomi delle altre a cui scrive, che sono Beatrice, Emma, Muriel, Cecilia, Adele. Quindi insomma, ne ha un bel po'. È dunque chiarissimo che questo genere di amore non ha un sapore qualsiasi, ma eccezionale. È un amore eccezionale, non accompagnato da lascivia e non offuscato da una passione illecita. Continuo a prediligere la tua verginità, amo la purezza del tuo corpo. Non voglio che anche per poco il tuo spirito sia violato a causa mia. Vana sarebbe la speranza, vano il sospetto. Ho dunque descritto la tua bellezza in questa poesia, perché la tua bellezza esteriore riveli la bellezza dei tuoi costumi. Vabbè, vi salto un pezzettino, poi procede con varie altre cose. Ripete: ho voluto qui presentare storielle greche perché qualsiasi cultura di questo mondo ci possa insegnare, perché il mondo intero ci parli come un'unica lingua e proprio ogni uomo ci possa istruire. Perciò porto storielle pagane, quasi fossero prigioniere di guerra e vincitore mi rallegro delle spoglie dei prigionieri. Insomma, il nostro autore sembra quasi più ossessionato di giustificare il fatto che continua a citare il mito greco che è un monaco che scrive a una monaca. Aggiunge: non ci venga mai meno l'arte della lettura, tutto ciò che esiste sia per noi lettura e libro. Quindi vedete che questo gioco della comunicazione fa riferimento proprio alla capacità di entrambi di essere lettori e di essere scrittori. Che la forza dell'integrità ci unisca insieme, che siano casti i nostri incontri e casti i nostri colloqui. E se qualcuno mi rimprovera di avere detto cose giocose, ebbene io non sono un uomo severo, tutto quel che faccio è un gioco. La natura generosa mi ha reso giocosa la vita e un'ispirazione benevola mi ha dato costumi gioviali. Ma qualunque cosa io dica, le mie azioni conservino il pudore, regnino in me un cuore puro e un'anima pudica.
Per cui lui dice, insomma, io non sono un uomo, anche se sono un monaco, non sono un monaco triste, sono un uomo giocoso e quindi mi diverto a fare queste cose, ma è un gioco. Ma tocca tutti i tasti della sensualità. Sì, certo, e beh, sono avanti anche. Questa provincia alberga di molti uomini dall'aria tetra che si compiacciono di oscenità, eppure nutre uomini casti che sono scherzosi. Quindi da una parte ci sono questi qua che sono tetri ma sono osceni, io sono scherzoso ma casto. Conosciamo anche molti che passano la vita nei baccanali e che l'aspetto austero fa passare per dei curi. Non dispero che l'età si porti via questi miei giochi, sarà la vecchiaia a dare frutti maturi, prima ha detto che è giovane. Allora io, severo in volto, scriverò soltanto opere serie, in modo che il mio cuore e la mia penna siano in accordo. Intanto, fanciulla mia, credi ai miei scritti e vivi per essere mia, come ti ho raccomandato. Addio, vivi così. Fa quel che desidero, vivi come io desidero. Tu non ignori ciò che voglio, tu sai bene tutto quello che desidero. Nessuna fibra del mio cuore può esserti nascosta. Ti ho scritto tutto quello che voglio, quello che ho voluto. D'ora innanzi la mia musa si dedicherà a studi più seri. Gli amici ormai reclamano un Mosè già iniziato. Pure mi biasimano perché ho diviso in due parti la Genesi e sfinito mi sono fermato a metà strada. Quindi fa anche alcune citazioni sui suoi studi dotti. I miei versi non conoscono altra che te. Falso, perché ha scritto tra l'altro questo qui centinaia di poesie. Se tuttavia tu provi a rispondermi, aspetterò di vedere quanto mi avrai scritto e non mancherò in una pausa del mio studio di scriverti almeno di quando in quando un saluto. Quando ti dico addio, interpretalo come un arrivederci. La mia ultima parola indirizzata a te non sarà un addio. Per quanto sia costume dire questa parola agli estinti, tuttavia noi la inviamo e la invieremo ai vivi. Se vuoi, mostra questo scritto. Se vuoi, tienilo nascosto, perché la paura non è buona maestra di una donna onesta. E quindi vedi un po' tu se diffonderlo oppure no, ma di diffonderlo si sarà preoccupato certamente lui stesso. Risposta della nostra Costanza, forse, o dello stesso Balderico che si mette nei panni di Costanza. Il titolo che viene messo qui è Se potesse essermi concesso un breve incontro, ma è il titolo messo dal traduttore. Ho letto la vostra lettera con una cautela particolare e ho toccato i vostri versi con la mano nuda. Ricordate che prima gli diceva puoi farlo e lei l'ha fatto. Ho goduto nello svolgere due e tre e quattro volte il vostro rotolo. Non poteva pagarmi nel leggere i versi un po' alla volta. Quel libro mi era gradito, graditissimo quel che vi era scritto, quindi spesso ho passato giorni a leggerlo. La notte, molesta la mia occupazione prediletta, odiosa a me che leggevo, mi induceva ad abbandonare la mia lettura. Insomma, leggere di notte era un po' scomodo nel mondo medievale perché con le candele. Ho posto il foglio sul mio petto, sotto il mio seno sinistro, che si dice è quello più vicino al cuore. Se potessi affidare i vostri rotoli al cuore li affiderei ad uno, non al petto. Alla fine, stremata, ho affidato le membra al sopore notturno, ma l'amore eccitato non conosce la notte. Perché non speravo? Perché non era lecito sperare? Lo scritto aveva fatto nascere la speranza. La notte aveva offerto l'ozio. Ero insonne perché certo la vostra pagina mi aveva infiammato le viscere nel grembo. Mi sia concesso soltanto di contemplare questo profeta, di avere un breve colloquio con lui. Quanto grande è questo vate, come è dotato questo poeta. Beh, insomma, se si è scritta Balderico, questa lettera, insomma, è andato ben oltre, però vedete che anche lei comunque segue la stessa regola, cioè dopo aver fatto la salutatio comincia a fare la captatio benevolenze, quindi non gli dice quanto è bello, ma gli dice quanto è bravo. E va avanti per un bel po', lo paragona a Cicerone, a Catone e via così. Chi egli sia, quale sia il suo valore, me lo mostra la sua poesia. Io vedo costui solo tramite i versi, in altro modo non posso vederlo, povera me. Poiché non posso vedere spesso colui che amo, ma infelice non posso contemplare ciò che bramo. Sono schiava del desiderio e ogni giorno indirizzo invano voti e preghiere a Dio. È passato un anno da quando sono riuscito a vedere colui che amo, ma spesso leggo i suoi versi. E che versi? Quanto dolci, quanto allettanti mi ha mandato ieri colui che per me è perduto.
Il foglietto del mio amato si trova sul mio cuore, ecco, esso giace sotto i miei seni. E ora se fosse, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quel giorno sarebbe splendido se fosse qui, e la sorte ci avrebbe lasciati soli, non in questo luogo, ma nella pubblica via. Ecco, io resto sveglia, perché mi ha tenuto sveglia lo scritto, letto e riletto. Ma che faccio? Non c'è motivo per cui mi agiti tutta la notte, non c'è motivo per cui io continui a interrogarmi col cuore in tempesta. Non verrà da me, né io, benché assetata di desiderio, vedrò lui, che è troppo preso dalla terra del Poitou. Quindi, quello che Costanza scrive è, sì, alla fine questo mi scrive queste belle poesie d'amore, ma non viene mai a trovarmi, è un anno che non ci vediamo, perché è troppo preso dai suoi affari. Forse per questo mi ha mandato versi, perché mi dessero sollievo e mi offrissero parole, per negarsi, per trarmi in inganno con la sua lettera, per lenire il mio timore con una lettera astuta. Qui sembra di sentire Eloisa, che scrive a Abelardo dicendogli, visto che non posso avere cose, almeno che mandami le tue parole, parole in luogo di cose. E anche qui dice, forse però il mio amato mi scrive queste cose per tenermi buona, perché poi in realtà non mi cerca. Non sono sicura né del suo amore né della sua fedeltà. Quando egli mi fa nuove raccomandazioni, io mi tormento di più. Non posso non essere piena di sospetti. Temo che un qualsiasi errore mi porti via costui. Certo, nessuna fanciulla potrebbe essere più fortunata di me se ci legassero un amore e un impegno sicuro. Per quanto una sicura fedeltà lo confermi mio amico, io non posso fidarmi con sicurezza. Non rifiuto di credere che non ci sia nulla da temere sulla sua fedeltà, ma temo di perdere ciò che amo con ardore. Vabbè, insomma, procede con queste sue, con i suoi turbamenti amorosi e poi dice quello che tu mi hai comandato lo farò. Sembra ancora di risentire quello che scrive Eloisa Abelardo, tu mi hai ordinato di fare, di vivere in monastero, io lo faccio perché me l'hai ordinato tu, ma non perché l'ho scelto. E scrive la nostra Costanza, sono vissuta castamente, ora vivo castamente, voglio vivere castamente, possa io vivere come promessa sposa di Dio. Non per questo, tuttavia, io rifiuto il vostro amore. La sposa deve amare i servi del suo Dio. Tu sei servo del mio promesso, tu sei mio fratello, tu sei mio coerede. Anche tu sei degno dell'amore del mio promesso, che è Dio. Una fidanzata deve onorare gli amici del suo fidanzato, quindi io ti onoro, ti amo con cura assidua. Diritto e legge sempre difendano il nostro amore. Una vita pudica renda piacevoli i nostri giochi di parole. Quindi anche lei torna sulle stesse cose, ed è un po' questo che fa sospettare ad alcuni che il testo sia di Balderico. Tornano gli stessi concetti, le stesse immagini, però non è neanche escluso che in effetti poi Costanza utilizzi proprio la lettera che ha sotto mano per ricalcarla e per seguire la logica. Ovviamente i due leggono anche gli stessi libri e quindi sono influenzati da uno stesso linguaggio, dagli stessi riferimenti culturali. Dunque, manteniamo la semplicità delle colombe, e tu non preferirmi qualsiasi altra. E se tu mi preferisci, se tu mi preferirai qualcun'altra, sappi che questo gioco non è nello spirito di Dio. Se dici il falso, parlando di un'altra, sei malvagio. Se dici il vero, sei ingiusto. Qua, abile gioco di parole, quindi dice Costanza, se parlando di un'altra dici il falso, e quindi mi dici che in realtà no, tu non la ami, sei malvagio. Ma se dici il vero, sei ingiusto, perché tu hai promesso di amare solo me. Entrambi questi giochi, che sono possibili, sono assolutamente colpevoli. Aborro a tal punto il nome di un'altra fanciulla che divento, solo a sentirne il nome, più fredda del ghiaccio. Ma, come tu vuoi per te, crederò. E crederò a te se lo vuoi. Crederò a te che componi i versi. Ma tu pure credimi. Altri ne rideranno, ma io, sempre completamente fedele, condividerò i tuoi lamenti, le tue lacrime. Dunque io te lo dico, non trascurarmi, non troverai nessuna donna più fedele. Se puoi, e lo potrai, se solo tu mostrerai di volerlo, fai in modo che io ti veda e vieni a trovarmi. Se potessi, verrei per prima da te, a piedi o a cavallo. Pena e vergogna non mi sarebbero di peso. Verrò, se potrò. Sarei già venuta se avessi potuto, ma una crudele matrigna mi impedisce questo viaggio. La crudele matrigna è la badessa, ovviamente, del monastero.
Ma tu che padrone di te stesso non sei prigioniero di nessun guardiano, tu che sei temuto perché sei molto potente, perfino dalla mia matrigna, affretta il passo e vieni a trovarmi. Hai abbastanza denaro e compagni al seguito. Quindi lo puoi fare se vuoi venire a trovarmi. Perché tu venga da me si presentano tanti pretesti. Un sermone per il quale il vescovo in città mi aspetta, un incarico affidatomi da questo o quel chierico o da alcuni abati, un impegno mi conduce dal conte. Folle che sono, a chi insegno? Sei tu che a me devi insegnare. Se tu non trovi una ragione per venire, è perché non ti importa. Di me non ti curi, da me non verrai, e un amore troppo tiepido non può toccare il tuo cuore. Ne ho la prova se tarderai. Possa io avere un sicuro segno di un accordo fra noi. Tu devi farmi visita. Non sai di quale malattia io languisco, da quale desiderio sono presa. È grave peccato per te se non nutrirai un'affamata e se non esaudirai le mie preghiere. Vieni, o uomo tanto atteso, e non tardare oltre. Spesso ti ho chiamato, o uomo tanto invocato. Vieni da me. E qua si chiude la risposta di Costanza. Vabbè, se ho letto due delle poesie più lunghe, in realtà all'inizio c'è un frammento di una poesia dedicata ad Adele, figlia di Guglielmo il Conquistatore, ce n'è solo un frammento perché è molto lunga, e poi è carino che c'è un'ulteriore poesiola più corta, sempre rivolta ad Adele, che si intitola Adele, mi avevi promesso un mantello. Quindi nel primo testo che scrive a questa Adele, dice che, cioè, la esalta, eccetera, eccetera, dicendo che in cambio vuole solo un mantello. E poi scrive quest'altra cosa giocosa dicendo, ma mi hai promesso un mantello, ma non me l'hai ancora mandato. Però, visto che me lo mandi, lo voglio anche con le frange. Ok, ciò basti per i nostri monaci della Loira, libretto è questo qui, Lettere amorose e galanti della Carocci, insomma, ve lo potete, poi ve lo fotografate. Beh, insomma, almeno sono espliciti. Vi presento brevissimamente questo libretto appunto sull'amicizia spirituale, di cui non tratteremo perché non tratta dell'amore ma dell'amicizia. Perché in realtà alcuni aspetti dell'amicizia hanno un collegamento con l'amore che ci può interessare. Allora, son due testi questi qua, uno più breve che è Gesù a 12 anni, uno un po' più lungo che è questa appunto amicizia spirituale, dove c'è un dibattito fra il nostro autore El Redo di Rivol e alcuni suoi discepoli, alcuni monaci, particolare Walter e Graziano. In un capitoletto, il secondo, nel terzo libro, che è poi più interessante per alcuni aspetti, che tratta della scelta degli amici e la pratica dell'amicizia, il Redo tratta del rapporto fra amicizia e amore e scrive così: la fonte e l'origine dell'amicizia è l'amore. Infatti ci può essere amore senza amicizia, ma non ci può mai essere amicizia senza amore. Cosa interessante è che nella nostra cultura noi poniamo l'amore sopra l'amicizia. Cioè, due dicono siamo solo amici, ma non ci amiamo. Il modello medievale è esattamente il contrario. Siamo solo amanti, ma non siamo amici. E qui il Redo lo dice in modo esplicito e ci spiegherà anche il perché. La fonte e l'origine dell'amicizia è l'amore, infatti ci può essere amore senza amicizia, ma non ci può mai essere amicizia senza amore. L'amore a sua volta nasce o dalla natura, o dal dovere, o dalla sola ragione, o dal solo sentimento, o da tutte e due insieme. Notate il procedere scolastico del nostro Redono che va avanti a schemi logici. Allora, da cosa procede l'amore? Allora, da cosa nasce? Dalla natura, come quando la madre ama il figlio, o dal dovere, quando in ragione di ciò che si dà e si riceve ci leghiamo di una sorta di affetto particolare. Oppure dalla ragione soltanto, come quando amiamo i nemici, non per una spontanea inclinazione del cuore, ma per obbedienza al comandamento. Oppure dal sentimento soltanto, quando siamo attratti da qualcuno solo per certe qualità fisiche, come la bellezza, la forza, la bravura nel parlare. Oppure dalla ragione e dal sentimento insieme, quando colui che la ragione ci spinge ad amare a causa delle sue virtù ci appare ancora più attraente per l'amabilità dei suoi modi e per la dolcezza della sua umanità. Così la ragione si congiunge al sentimento in modo tale che l'amore è reso casto dalla ragione e dolce dal sentimento.
Quale di queste forme di amore, chiede ai suoi discepoli, vi sembra più congruente con l'amicizia? E Walter risponde, certamente quest'ultima, che ha come base l'ammirazione della virtù e come ornamento l'amabilità dei modi. Vorrei però sapere se dobbiamo ammettere nel dolce recesso dell'amicizia tutti quelli che amiamo in tale maniera. E a questo punto il Redo risponde, non dobbiamo sentirci obbligati ad accogliere nella nostra amicizia tutti coloro che amiamo, perché non tutti ne siamo capaci. Infatti, l'amico è lo sposo dell'anima tua, e tu congiungi il tuo spirito al suo così strettamente da diventare una cosa sola con lui, al quale ti affidi come un altro te stesso, al quale non nascondi nulla, dal quale non hai nulla da temere. La prima cosa da fare è certamente scegliere la persona che si ritiene idonea a questo, metterla poi alla prova e finalmente accoglierla. Notate che qua il Redo cita il libro del Siracide. Se vuoi farti un amico, non fidarti subito di lui e mettilo alla prova, dice Ben Sira. E qua il Redo lo riprende, anche se non precisamente. Infatti l'amicizia deve essere stabile, prefigurare quasi un'anticipazione di eternità e rimanere perseverante nell'affetto. Perciò non dobbiamo cambiare continuamente gli amici in modo puerile, seguendo l'umore del momento. Qui il Redo cita anche un testo di Sant'Ambrogio intitolato I doveri. Infatti nessuno è più detestabile di chi infrange un'amicizia. Niente arreca tanto tormento all'animo quanto l'essere abbandonato e contrastato da un amico. Per questo va scelto con somma attenzione e messo alla prova con la massima cautela. Una volta accolto va sopportato, trattato e seguito in modo tale che se non si discosta in modo irrevocabile dal fondamento che abbiamo fissato, egli sia tuo e tu sia suo, nelle cose del corpo e in quelle dello spirito, in tal maniera che niente venga a dividere gli animi, gli affetti, le volontà, le convinzioni. In qualche modo noi in questa lettura che il Redo fa dell'amicizia noi potremmo traslare l'amore di coppia inteso in senso moderno. Cioè la coppia ideale del nostro modello è non solo la coppia spinta dalla passione amorosa, ma che crea un'amicizia, una complicità, cioè la capacità di reggere nel tempo e, come dice il Redo, di sopportare, seguire, accogliere in modo tale che egli sia tuo e tu sia suo. E seguono i quattro gradini che lui suggerisce per giungere alla perfezione dell'amicizia, che sono la scelta, quindi bisogna scegliere, la prova, l'accoglienza e infine la perfetta concordanza accompagnata da carità e benevolenza riguardo alle cose divine e umane. E questa è una citazione da Cicerone. Notate che questo modello di scelta, prova, accoglienza, perfetta concordanza è anche un modello che, non so se volontariamente oppure no, ma troviamo nella analisi delle relazioni che uno psicologo canadese che si chiamava Eric Berne faceva descrivendo come noi ci relazioniamo con gli altri. Segue praticamente questo schema qui, cioè dice cosa facciamo noi nella nostra attività sociale. Cerchiamo qualcuno con cui giocare, dice, cioè abbiamo bisogno di creare giochi. E il primo passaggio è quello che lui definisce del passatempo. Cioè il passatempo è una fase in cui noi chiacchieriamo con le persone e ci serve per capire se le potremmo scegliere. Cioè questa persona è adatta al gioco che io voglio fare. Poi c'è la prova. Metto in gioco la mia... l'esperimento di vedere se questa persona effettivamente funziona. A questo punto gioco. In Berne il gioco, se leggete il suo libro molto piacevole che si intitola A che gioco giochiamo, il gioco è il modo in cui noi passiamo il tempo. Per i giochi bisogna essere almeno in due, il più delle volte in più di due, e sono, secondo la sua visione, delle forme tendenzialmente, insomma, non proprio perverse, ma fini a se stesse delle relazioni. Il passaggio successivo, qui dice qual è il terzo, è l'accoglienza. Dai giochi si passa all'intimità.
Cioè, quando il gioco supera la sua dimensione di sfruttamento in qualche modo dell'altro, si passa alla dimensione del legame, fino ad arrivare a questa perfetta concordanza nelle cose umane e divine. E il redo, in fondo, è un medievale, quindi gli interessa che la relazione sia sempre e comunque proiettata in una sfera divina. Lui però in realtà cita Cicerone, che da bravo romano è anch'egli un uomo religioso. Vabbè, segue poi il redo, comincia a fare un elenco di temperamenti difficili, perché dice, beh, insomma, gli amici ce li scegliamo, li mettiamo alla prova, però non sono perfetti. E quindi comincia a dire, insomma, ci sono i collerici, e lo dà dei consigli su come gestirli, quali sono le cause che rovinano l'amicizia, come gestire i sospettosi, i chiacchieroni, gli instabili, come comportarsi con chi ha questi difetti, come sciogliere un'amicizia rovinata. Insomma, è un trattatello, anche questo, simile all'arte di amare, che tratta dell'amicizia, ma dell'amicizia intesa proprio come relazione amorosa, quindi intenso investimento nell'altro, e come amicizia spirituale. Vabbè, su questo libretto non vi direi nient'altro, se non che se avete voglia di leggerlo, è un libro abbastanza. Il primo libro, insomma, è un po' pesantino perché si avvia. Nel secondo c'è tutta una serie di riferimenti al Ma si bacio. riferisce alla dea Amicizia? Perché Non esplicitamente, però. se fosse è abbastanza distante, Al o di amicizia di no? Cicerone. Ma in realtà qui cita l'Elio di Cicerone, che è poi è di Qua amicizia. l'amore è prevalente. Beh, però dalle parti che lui prende dell'Elio, in realtà sembra che ci sia una dimensione fortemente affettiva. Dopo, adesso io vi ho letto le parti affettive, poi lui in realtà entra in tutta quanta una serie di questioni pratiche. Cioè, come devi gestire il collerico, lo devi gestire così, così e cos'ha, eccetera, e fa anche esempi della sua vita. L'influenza ciceroniana c'è sicuramente, ma in tutti questi qui che trattano dell'amicizia, sempre vanno a recuperare Cicerone, che chiamano Tullio in generale, perché sono molto confidenti. E poi qua adesso non ricordo esattamente quante citazioni ci siano da quei testi lì, però il Lelio, che se non ricordo male è il De Amicizia, Lelio De Amicizia è sempre lo stesso testo. Beh, vi dico quello che cita qui, così al volo. Niente più difficile che mantenere l'amicizia fino all'ultimo giorno di vita. Questo è nell'Elio. Tenere sciolte le briglie dell'amicizia in modo da poterle tirare o allentare a piacere. Niente di meglio, niente che, tolgono il sole del mondo quelli che tolgono l'amicizia dalla vita, poiché non abbiamo niente di meglio e niente che ci renda più felici dell'amicizia stessa. Insomma, saccheggia abbondantemente anche questo dal patrimonio classico. Quindi imparavano a scrivere leggendo. Sì, ma anche imparavano concetti. Anche Certo. se un po' se ne vergognavano perché dicevano, insomma, questi pagani cos'hanno da insegnare a dei cristiani? E Sant'Agostino usa un'immagine molto efficace e dice, beh, ma anche gli ebrei quando sono usciti dall'Egitto si sono portati via le ricchezze degli egiziani. Quindi noi facciamo le stesse cose, andiamo a saccheggiare le ricchezze dei pagani e ce le portiamo via perché l'oro è oro, l'argento è argento ed è stato trovato in miniere che non sono le miniere degli egiziani o dei pagani o dei persiani, ma sono le miniere di Dio. E quindi anche loro possono avere trovato in quella stessa miniera, perché Dio è dappertutto, delle cose che noi gli sottraiamo per usarle meglio. Che l'oro è di tutti. Mi sembra un ragionamento molto medievale e sacrosanto. L'oro, le banconote no, perché le banconote non le ha fatte Dio e quelle abbiamo dovuto lavorarle, ma l'oro, se non strutturato in forme artistiche. Vabbè, non vi accenno all'altro libro perché abbiamo pochissimi minuti, ne tratteremo lunedì prossimo, visto che abbiamo questa estensione. Va bene, ci vediamo lunedì. Lunedì prossimo ci siamo, sì.